Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a confrontare quelle che possono essere le migliori vlog camera per l'estate 2017. Perché migliori vlog camera? Non sono le due migliori vlog camera, ma diciamo che le mettiamo ai due estremi. Una è quella più economica e l'altra invece è quella più costosa. Stiamo parlando di Canon M10, qui vi linko la recensione approfondita qui in alto, e parliamo di Sony RX100 M4. E qui vi linko il video dove ne ho parlato. Ma perché voglio confrontare queste due camere? Il primo motivo già l'ho spiegato, il fatto che questa, la Canon M10, è una delle camere più apprezzate per i vlogger che vogliono cominciare, perché questa ha due caratteristiche principali. La prima è lo schermo ribaltabile di 180 gradi, mentre la seconda è che costa poco. Mentre nell'altra abbiamo altre due caratteristiche fondamentali. La prima è sempre il fatto che per un vlogger è importantissimo avere uno schermo reclinabile, mentre la seconda è il fatto che abbia una gran qualità. Partiamo dalla prima differenza reale, il fatto che la M10 non è una compatta, ma è una mirrorless. E sì, infatti c'è la possibilità di intercambiare l'ottica. L'attacco di questa camera non è il classico attacco delle lenti Canon EF, ma l'attacco EFM. Dall'altro lato invece abbiamo portatilità estrema con una compatta, quale lente non è removibile, con un sensore da un pollice, con ottica che va da 24 mm a 70 mm. Apertura focale 1.8-2.8, mentre sulla M10 in bundle ci viene fornito, come già detto nella recensione, un'ottica 15-45 che con il fattore di crop che ha il suo sensore arriva ad essere circa un 24-70. Diamo un punto a favore alla M10. Uno dei punti che manca tantissimo alla Sony è il fatto che non ha il display touchscreen. Eh sì, perché una delle comodità della M10 è il fatto di poter non solo inquadrarsi, una volta inquadrati sia possibile cliccare sullo schermo per scegliere il punto di messa a fuoco, perché lo schermo è completamente touchscreen. È possibile fruire di tutte le funzioni specifiche create per questa macchina attraverso un semplice menu utilizzabile tranquillamente con le funzioni touchscreen. Dall'altro lato invece abbiamo un menu molto più complesso e non c'è la possibilità del touchscreen, quindi dobbiamo andare con la rotellina e con i cursori di direzione a districarci tra in un menu abbastanza complesso per il fatto che sia una compatta consumer, quindi non indirizzata ad utenti pro. Se un pro vuole acquistarla, questa è la camera perfetta da tenere sempre nello zaino di scorta, perché oltre a parlare tantissimo di camera da vlog, questa è un'ottima camera per la street photography o per fotografia secondaria. Questa macchina scatta delle fotografie davvero fantastiche. A proposito di fotografia, anche la Canon M10 non scherza in fatto di fotografia. Mentre parlo vi faccio scorrere qualche fotografia comparativa degli stessi soggetti ed elementi scattati con le due macchine. Una cosa che tengo a precisare: queste fotografie e i video che vedrete successivamente di paragone sono stati realizzati completamente in automatico dalle macchine, senza aggiungere settaggi specifici. Un'altra comparazione che voglio mostrarvi è quella della reattività, della messa a fuoco della camera in selfie mode e della gestione delle low light, quindi delle basse luci delle aree più scure. Naturalmente, già lo anticipo, la Sony vince tantissimo rispetto alla Canon M10 perché ha un sensore ed una qualità decisamente migliore. Ok, questo è uno dei test più classici. Alla vostra sinistra, qui, a questa mano qui, c'è la RX100 M4. Da questo lato invece abbiamo la EOS Canon M10. Ora, facciamo uno dei test più classici. C'è una bestia all'interno del mio ufficio, ma è soltanto una falena. Il test più classico è, adesso andiamo in selfie mode, quindi siamo in selfie mode e vediamo, ora siamo in un'area molto ma molto scura, dove praticamente non c'è illuminazione. Ora ci spostiamo dove c'è un po' di luce, vediamo un pochino, facciamo un classico paragone, andiamo in controluce. Così si può notare anche l'autofocus come reagisce, dato che uno dei punti critici della Sony è proprio l'autofocus. Ora facciamo un cambio d'esposizione veloce. Andiamo da dentro a fuori. In una zona di luce. Ok. E torniamo dentro. Ora dall'esterno passiamo all'interno.
dove è praticamente buio. Ok, tendo a precisare che le macchine sono entrambe settate in modalità automatica, quindi non ci sono settaggi manuali impostati. Ho semplicemente messo la modalità automatica intelligente su entrambe le macchine ed ho premuto il tasto di registrazione. Beh, veniamo ora a delle veloci conclusioni. Quale delle due scegliere? Beh, questo video non serve a farvi scegliere una camera o l'altra, ma a mostrarvi che esistono, per la stessa tipologia di utilizzo, due versioni, due prodotti che hanno la stessa identica funzione. Uno naturalmente per chi vuole cominciare a fare vlog e non solo, perché la Canon M10 non è adatta solo ai vlog, è una delle camere utilizzate per registrare vlog perché è compatta e di buona qualità ed ha uno schermo che flippa di 180 gradi. Mentre dall'altro lato abbiamo una delle opzioni migliori della stagione 2017, ossia la RX 100 M4. Perché una delle opzioni migliori se esiste il modello nuovo, la M5? Perché c'è un divario di prezzo davvero non giustificato dalle novità della sorella maggiore. Certo, la RX 100 M4 ha i suoi difetti, per questo vi rimando al video dove ne parlo, ma è per me ad oggi il miglior compromesso qualità-prezzo del 2017. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati e per seguirmi sempre praticamente in questa mia avventura. Se avete domande potete scrivermele qui nei commenti, io cercherò di rispondervi. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video.